Perché gli italiani hanno portato i soldi in Svizzera? Dagli anni 60 in poi l'Italia è stata esposta a diverse sfide importanti come svalutazione della lira, il rischio del terrorismo, l'anonima sequestri e la minaccia potenziale dell'ascente eurocomunismo. Sotto queste premesse entrava molto capitale in Svizzera in quei tempi. In questo video vedrai perché la Svizzera è la meta preferita, il porto sicuro per le fortune liquide di tutto il mondo. Buongiorno, parla Enzo Caputo, avvocato svizzero da Paradeplatz Zurigo con SwissBankingLawyer.com. La lira è stata continuamente svalutata per smorzare l'enorme debito pubblico e per proteggere l'industria di esportazione, soprattutto le grandi aziende Fiat, Olivetti e Pirelli. E questa svalutazione è andata veramente veloce. Nel 1960 un franco svizzero costava 140 lire, 20 anni più tardi erano già 600 lire per un franco svizzero. Nel 1995 un franco svizzero costava addirittura 1400 lire. Inoltre la conversione delle lire in valuta estera era praticamente impossibile con le alte tasse in Italia, che erano in vigore fino a metà degli anni 70. Un euro costava un franco e 72 centesimi quando fu introdotto l'euro. Ora invece abbiamo quasi la parità, un euro, un franco. Risparmiare in franchi svizzeri, anche se gli interessi sono pochi, era molto attrattivo e sicuro. I contrabbandieri di valuta, i cosiddetti spalloni, sviluppavano sempre idee nuove ed ingegnose per trafugare la valuta. Chi ha avuto la fortuna di essere stato accompagnato da un gestore capace, da un gestore serio, ha fatto una fortuna, iniziando con relativamente pochi soldi. Paradossalmente, anche le banche italiane fornivano ai propri clienti i contatti con le banche svizzere. Le banche svizzere onoravano con finder's fees le introduzioni dei clienti italiani da parte dei direttori di banca italiani che mandavano clienti in Svizzera. Negli anni 70 il terrorismo delle Brigate Rosse ha messo a dura prova la sicurezza interna in Italia. Sequestri di persone e rapine in banca erano all'ordine del giorno. Molte famiglie benestanti hanno spostato i loro beni in Svizzera. Non erano solo motivi fiscali, come tanti dicono oggi. Non è niente vero questo. In caso di sequestro di persona, lo Stato italiano bloccava i beni delle famiglie della persona sequestrata. Avendo i soldi in Svizzera, la famiglia si riservava il diritto di pagare il riscatto ai sequestratori di persona e così salvavano il familiare malcapitato. Le banche ticinesi hanno avuto un ruolo ambiguo e fungevano da agente per il pagamento del riscatto. La polizia italiana era interessata a scoprire i flussi finanziari, mentre le banche svizzere hanno protetto la privacy finanziaria della famiglia. A causa del crescente eurocomunismo, le famiglie ricche in Italia non avevano fiducia. Questo spiega anche per alcune famiglie italiane la piazza finanziaria svizzera è stata così importante che hanno creato una propria banca in Ticino, alcune famiglie, come ad esempio la famiglia Pesenti con la Finterbank. Se anche tu vuoi avere i tuoi risparmi al sicuro in Svizzera e se anche tu vuoi far gestire i soldi da un gestore capace che dimostra un track record e che sa il fatto suo, telefonami subito allo 0041 7979044444 e fai un appuntamento con me oggi stesso. Sceglieremo insieme la banca e il gestore esterno che fa per te. Se vuoi, ti posso far conoscere direttamente un proprietario di una banca privata svizzera che gestisce lui stesso i tuoi soldi per te.
ti faccio gestire i tuoi soldi dal proprietario della banca. Non è un caso che le banche svizzere gestiscono un terzo dei capitali liquidi mondiali. Un terzo dei capitali liquidi mondiali. La storia ha dimostrato che fidarsi dello Stato è bene, ma non fidarsi è meglio. Grazie per l'ascolto, buona giornata.